Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Si torna indietro nel tempo, nel 2017, con questo videogioco della PS4, Crash Bandicoot, insieme alla trilogia Crash Bandicoot Insane Trilogy. Questo livello si intitola The Lost City, che vuol dire la città perduta, bisogna fare molta attenzione. Il problema è questo: bisogna rompere 82 casse per ricevere la gemma speciale senza morire. Ci sono un sacco di pipistrelli maledetti, un sacco di pipistrellacci. Quando mi fanno arrabbiare, io li sgrido. Non ci sono solo le icone di Tana Bandicoot per il bonus, ma ci sono anche le icone di Nitrous Brio. Quando raccogliete le tre icone farete il livello bonus. Bisogna stare attenti a questo muro. Ma non ci sono solo pipistrelli, ma ci sono anche questi gechi, questi camaleonti. In questo livello si vince la gemma verde. Ascoltatemi, io sto facendo questo livello per voi, ma stiamo attenti perché c'è anche un camaleonte che salta. Un camaleonte. Ora stiamo attenti anche a queste piattaforme che si aprono e si chiudono appena mettete piede. Poi ci sono anche le piattaforme che vi fanno da ascensori. E poi ho dimenticato di dirvi che quando raccogliete 100 frutti Wumpa ricevete una vita extra. Io ho sempre amato questo gioco, io ho sempre amato questo Crash Bandicoot quando lo feci la prima volta nella PS1. Prima lo faceva mio fratello, ma poi sono passato dalle sue mani perché io ero più piccolo di lui, avevo solo 5 anni. Io e Alex Costa amiamo Crash, sempre. Ricordatevi che il primo Crash Bandicoot che avevo da bambino è la versione originale della PS1. Invece qui è rimasterizzato grazie alla versione PS4. Avete visto cosa è successo? Abbiamo raccolto le tre icone di Nitrous Brio e in più possiamo fare il suo bonus, ma vi avverto, i bonus di Nitrous Brio sono troppo difficili e complicati. C'è da rompere 21 casse qui. E quando noi ci avviciniamo scompare Nitrous Brio. La parte bonus di Nitrous Brio è terminata, ora proseguiamo e andiamo avanti. Ascoltatemi, state nella piattaforma centrale che ferma tutte le altre. Questo camaleonte rosso che salta non mi piace, ci viene verso di noi. Stiamo attenti anche ai pipistrelli. Questo livello io lo faccio per voi, ascoltatemi. Se facciamo tutto giusto senza morire si vince la gemma speciale che è quella verde, ma se per caso si muore e la perdiamo la recensione continua, avete capito? Perché a me mi scoccia ricominciare da capo. Questo livello lo stiamo facendo dopo aver sconfitto Ripper Ro, il canguro blu svitato. È dal 96 che c'è sto gioco. Vi facciamo molta attenzione. Ecco, abbiamo raccolto le tre icone
di Tana. Ora possiamo fare il suo livello bonus, che ha 33 casse. Basta fare con massima attenzione. Questa è una miniera d'oro. Quando noi ci avviciniamo, Tana viene sempre presa da Cortex. Avete visto, laggiù si vede un'altra isola con il dirigibile. Ehi, ce l'abbiamo fatta, avete visto? Abbiamo vinto la gemma speciale, abbiamo vinto la gemma verde senza morire, rompendo 82 casse. E io vi devo salutare. Bene, se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti per la visione. Ricordatevi che sotto la descrizione del video c'è un link dove cliccate per andare su Costanza Films, il canale di mio fratello Alex Costa. Bene, Gabriel Osta vi saluta.